Buonasera e bentornati finalmente con il banchetto della limonata, qui tornati in diretta su YouTube, tutti per voi. Ben arrivati, ben atterrati, era da un po' che non ci vedevamo qui su YouTube, è una novità di quest'anno. Quest'anno Twitch ci permette effettivamente di essere in diretta anche con voi su YouTube, non abbiamo più l'esclusiva, quindi in assoluto per Twitch, e siamo tornati su questo canale. Eccoci qui, è la prima diretta, ci sono ancora delle prove tecniche perché non ho ben capito esattamente che cosa cambia rispetto a Twitch nell'avvio delle dirette eccetera, ma siamo tornati, è un inizio. Vi spiegherò peraltro nei prossimi giorni come sarà la programmazione qui su YouTube rispetto alla programmazione che avete visto l'anno scorso su Twitch. Quindi benvenuti, bando alle ciance, c'è qui con me il nostro caro MDM, a cui voglio dare subito il benvenuto. MDM. Buonasera a tutti, ciao Andrea. Buonasera a te, è un piacere ritrovarti qui, so che c'è tanta gente insomma che ci segue volentieri queste puntate del Banchetto della Limonata, che è il nostro format in cui tendenzialmente il lunedì sera parliamo di investimenti privati, finanza e queste cose qui. Insomma, chi ci segue da un po' sa bene che sono cose che abbiamo trattato insieme a partire dall'anno scorso. Abbiamo già fatto tante puntate, tante cose abbastanza interessanti. Assolutamente. Per chi non lo sapesse, ci siamo spostati dopo le prime puntate che abbiamo fatto nel 2021 qui su YouTube, insieme a tutta la mia programmazione ci siamo spostati su Twitch, quindi per tutto l'anno e per quasi tutto anche il 2022 abbiamo fatto le puntate in diretta su Twitch e solo alcune volte venivano poi ricaricate su YouTube. Invece da questa stagione, a partire da settembre, siccome è possibile farlo finalmente, il lunedì sera quasi tutti, c'è qualche buco in realtà, settembre sarà un po' così ballerino, ma tendenzialmente poi a regime saremo qua tutti il lunedì sera. Quindi grazie e ben atterrati. Allora, caro MDM, abbiamo deciso di dividere questa puntata, come le prossime che faremo insieme, in tre tronconi. Da cosa iniziamo? Iniziamo da un aggiornamento su cosa. Aggiorniamo il nostro caro portafoglio che abbiamo costruito nell'aprile-maggio del 2021, se non vado errato esattamente. Ecco, dacci un entrée per chi non lo sapesse, che cosa abbiamo fatto nell'aprile-maggio del 2021. Abbiamo costruito praticamente all'interno di quella che era la piramide della tranquillità un portafoglio azionario. Una delle parti, delle componenti di questa piramide erano proprio l'investimento in azioni. E stiamo costruendo un portafoglio che ci consente di incassare dei dividendi che vengono poi reinvestiti insieme a un risparmio che è derivato dal nostro lavoro, dal reddito del nostro lavoro, e ci creerà poi nel tempo un patrimonio con una rendita. Quindi okay, abbiamo iniziato appunto ad aprile-maggio del 2021 e stiamo andando avanti a costruirlo. Ogni tre mesi facciamo un aggiornamento e adesso faremo l'aggiornamento di settembre. Vediamo l'andamento del nostro portafoglio, come sta andando, e faremo ulteriori investimenti su questo portafoglio. Andiamo avanti a costruirlo. Ecco. Ottimo. Non so quanta gente ci ha seguito, speriamo in tanti. Non so se qualcuno ci ha anche copiato, non lo so, anche se non facevamo assolutamente sollecitazioni al pubblico risparmio, chiaramente, era soltanto per didattica. Quello che stiamo facendo è soltanto per didattica, praticamente. È chiaro, assolutamente. Bene, ottima introduzione, caro MDM. Allora noi andiamo avanti adesso con il nostro aggiornamento di settembre. Vediamo in questo momento ballerino dei mercati come sta andando questo portafoglio costruito. Sì, costruito appunto ad aprile-maggio. Eravamo ancora in periodo, un tempo di pandemia, di Covid. Poi che cosa è successo? Di tutto, di più. È arrivata la guerra, è arrivata l'inflazione, è arrivata la recessione. Che mancano solo le cavallette, non so di chi più ne metta, quindi è morta anche la regina in questi giorni, quindi sono successe tante cose, sono cominciati a aumentare i tassi di interesse, e quindi il nostro portafoglio ha subito tutte queste angherie, tutti questi scossoni. E il nostro portafoglio è un portafoglio azionario costruito sulla borsa americana, quindi sono tutte azioni americane, chiaramente,
abbiamo scelto quel mercato perché ci sembra quello più stabile e comunque più dinamico in tutti i sensi, e quello anche più reattivo nei momenti in cui ci sono momenti critici, ma anche più reattivo nei momenti poi più positivi, quindi migliori. E l'abbiamo costruito su FinViz, che è un sito specializzato in cui, dove si possono inserire diversi portafogli, anche portafogli di prova. Quindi questo è un portafoglio virtuale praticamente, però costruito appunto il 21 ad aprile, maggio e poi con le varie aggiunte del 2021, e qui vedete dei valori, e anche 22, i valori reali in questo momento di questo portafoglio. Eccolo qui, ve lo faccio vedere. Questo è il portafoglio virtuale su FinViz, sono i titoli che abbiamo inserito, 13 titoli, in realtà meno perché sono doppi, alcuni li vedete doppi perché sono quelli che abbiamo aggiunto man mano. Okay. Quindi per mantenere lo storico e avere le date precise di ogni inserimento, li vedete doppi, dovrebbero essere in realtà 10 se non sbaglio, giusto? Sì, sono 10, invece Johnson se non sbaglio è triplo. Johnson e Microsoft è doppio. Perché sono gli interventi che abbiamo fatto. Johnson è triplo. Abbiamo fatto in tre mesi, abbiamo fatto dei reinvestimenti su le stesse azioni che avevamo già in portafoglio, chiaramente. Esatto. Già, una cosa interessante, diciamo, ti interrompo perché vedo un numero qui, bello, bellissimo, colorato, di un colore molto bello che mi piace, che è il verde. È verde. Ed è un numero anche non piccolo, nel senso, per quello che sta succedendo e per quello che è successo, il numero è questo, è 9,04%, significa che abbiamo fatto il 9%, superato il 9%. Esattamente, ci abbiamo messo un po' più di un anno, però considerate che in questo momento è esplosa l'inflazione, e ci siamo ritrovati a un'inflazione americana intorno al 9%, prossimamente, anzi se non sbaglio da domani ci sarà il nuovo dato dell'inflazione americana ed è prevista in discesa all'8,5. Il nostro portafoglio, se torniamo sul portafoglio, sì. E con il nostro portafoglio siamo al 9%, quindi perlomeno il nostro portafoglio ha coperto l'inflazione americana, l'inflazione che si è sviluppata in questo periodo, e questo è già un successo. Certo, ricordo oltretutto che questo portafoglio è denominato in dollari. Questo portafoglio è denominato in dollari, il dollaro è arrivato fino a 0,99, 0,98 contro l'euro, quindi abbiamo avuto, dal momento in cui l'abbiamo compilato, abbiamo costruito questo portafoglio, abbiamo avuto un recupero sul cambio di circa il 12%, quindi 9 più 12 dovete considerare anche il infatti. Cambio. Chiaramente il cambio è una variabile, oggi già il cambio era intorno all'1 e 1, è anche 0, superato 1, per un momento. 1,01 esattamente, quindi è comunque una variabile che in questo momento è stata positiva, potrebbe diventare negativa se dovesse tornare il dollaro a 1,40 come lo è stato diversi anni fa. Ecco, attenzione poi al dollaro, però nel lungo periodo andiamo a mitigare anche il discorso del dollaro, quindi non vi preoccupate, in questo momento è positivo, quindi 9 sul valore e il 12 sul cambio. Abbiamo superato l'inflazione, siamo contenti. Abbiamo superato l'inflazione e chiaramente non abbiamo venduto niente, certo. Tutto ciò lo manteniamo perché noi pensiamo di costruire un portafoglio molto più importante come valore, più longevo, che ci dia anche poi dei dividendi nel tempo con cui possiamo integrare il nostro stipendio, se non addirittura viverci. Ok, ottimo. Questo è un po' il nostro obiettivo. Tu questa sera, Marco, hai previsto di fare delle integrazioni, quindi di aggiungere dei titoli a questo portafoglio? Dobbiamo fare delle modifiche a quello che stiamo vedendo? Allora, questo portafoglio ci ha dato ancora, sono tutti titoli a dividendo, a parte il numero 7, Berkshire, che è la finanziaria del famosissimo Warren Buffett. Mm-hmm. Che non dà dividendo, tutti gli altri invece ci hanno dato regolarmente ogni tre mesi dividendi. Questi dividendi li scegliamo anche in base alle potenzialità di queste aziende, e molti di questi dividendi sono attualmente in incremento, perlomeno lo sono stati fino allo scorso trimestre. Okay. Questo trimestre vedo che sono stati comunque stabili, nonostante... Quando dici questo trimestre ti riferisci alla trimestrale di giugno, giusto? Alla trimestrale di giugno, okay. Esattamente. Adesso è settembre, dovremmo avere degli aggiornamenti a breve?
la prossima, questo trimestre è luglio, agosto, settembre, e poi l'ultimo trimestre è novembre, dicembre, ottobre, novembre, dicembre. Okay, ok, quindi in realtà i bilanci usciranno a ottobre, a fine settembre? Le trimestrali adesso inizieranno a ottobre. A ottobre, ok. Ottobre. Ok, va ottobre. Bene, giusto per dare delle date, insomma. Ok, comunque noi lavoriamo in trimestre, certo. E conseguiamo i nostri titoli. E in questo momento, appunto, questo trimestre sono stati stabili, c'è una previsione di utili in stabili o addirittura in diminuzione su diversi titoli americani, causa un po' la crisi che c'è stata, anche se le previsioni in realtà per l'anno prossimo sono già di tornare in aumento per quanto riguarda i dividendi, quindi gli utili delle società americane. Okay. Le previsioni non sono così negative. E cosa facciamo noi adesso? Noi stiamo già incassando questi dividendi. A settembre ci hanno già pagato diverse aziende, ad esempio Microsoft, Waste Management, Johnson & Johnson e McDonald's. Importante la posizione di Johnson & Johnson perché l'abbiamo triplicata e anche il nostro dividendo è triplicato qui a settembre. Okay. Rispetto a quello che abbiamo preso a giugno, quindi è importante. Ecco, ricordo perché c'è qualcuno che potrebbe insomma essersi perso qualche puntata, voglio soltanto ricordare che tutti questi guadagni non realizzati, perché questo più 9,02% è al momento sulla carta, lo si convertirà in moneta sonante, quella che ci piace tanto, solo ed eventualmente nel momento in cui questi titoli li venderemo. Voglio però ricordare che questi soldi dovranno eventualmente essere tassati laddove è previsto dall'ordinamento in cui vi trovate, con le regole dell'ordinamento fiscale in cui vi trovate. Lo dico, diciamo così, a margine, giusto per ricordare chi ci segue, che la faccenda non è arrivo, vado su una piattaforma, compro dei titoli e faccio dei soldi, è un po' più complicata di così, sì. E lo ricordo sempre, è meglio. In realtà è sempre un po' diverso rispetto alla teoria. Comunque nei calcoli dei nostri dividendi noi inseriamo i dividendi già al netto delle tassazioni. Certo, perché c'è il sostituto di imposta in quel caso. Il sostituto di imposta, quindi paghiamo la tassazione negli Stati Uniti e paghiamo la tassazione anche in Italia tranquillamente, quindi certo. Mettiamo più l'importo netto tranquilli. E sulle plusvalenze, questo caso 8,96-9%, non paghiamo niente perché non abbiamo ancora assolutamente venduto nessun titolo, quindi chiaro. Se non vendiamo non succede nulla. E quindi la cosa importante è che qui a settembre noi stiamo già incassando dei dividendi che rispetto a tutti i dividendi del 2021 sono già in incremento del 40%. Adesso non dico le cifre, però siamo ottimo. Già in incremento solo sui dividendi del 40%. Chiaramente non sono cifre grosse, attenzione, perché l'importo che abbiamo investito è relativamente basso, però un importo che siamo partiti praticamente con $10,000, 10,000 euro, è un importo che pensiamo un po' tutti sia nelle tasche un po' di tutti, quindi la possibilità di fare questo investimento. Oggi cosa facciamo? Ecco, tutti quelli che insomma hanno una prospettiva di fare degli investimenti. Di fare degli investimenti, sì, chiaramente. Investimenti ragionati con un certo metodo che vogliono tenere per lungo tempo. Qua si parliamo perlomeno dai minimo 10 anni per questo tipo di investimento sulle borse. Sotto i 10 anni sì, si possono fare, però attenzione, bisogna seguirli in modo diverso. E, una cosa importante. Ecco, noi cosa stiamo facendo? Oltre a reinvestire i dividendi, reinvestiamo anche dei risparmi. La nostra filosofia qual è? Signori, pensate prima di tutto a trovarvi un lavoro, lavorate giustamente, incassate il vostro sudato stipendio, e da quel stipendio risparmiate 100 euro. Tutto il resto mangiatevelo, okay. Divertitevi in base alle vostre programmazioni, poi risparmiamo quei 100 euro. Quindi ogni mese noi abbiamo messo in disparte 100 euro che utilizziamo per alimentare il nostro portafoglio. Okay. L'ultimo aggiornamento l'abbiamo fatto a maggio,
Quindi abbiamo all'inizio di maggio abbiamo inserito il risparmio di maggio, il risparmio di giugno, il risparmio di luglio e il risparmio di agosto. Settembre non l'abbiamo ancora inserito perché siamo appena partiti. Quindi il nostro portafoglio, che aveva sul conto corrente a fine a maggio 161 euro, si arricchisce di altri 400 euro, quindi per un totale di 561 euro, giusto? Ok. Questa è la cifra che abbiamo in questo momento disponibile per incrementare il nostro portafoglio. Il nostro portafoglio lo andiamo a incrementare su un titolo che è PG, Procter & Gamble, che in questo momento è sottovalutato. Andiamo a vedere. Ok. Titolo che ha un po' sofferto. Non ce l'abbiamo giusto noi ancora? In... Sì, no, ce l'abbiamo già. Ce l'abbiamo, Procter & Gamble. Numero 10. Ah, PG, ok, eccolo PG, qua. PG, perfetto, PG. Andiamo a vederlo. Un titolo che ha un po' sofferto i recenti ribassi, però un titolo di consumi difensivo, consumi generali, analizzati, un po' di... che si trovano, se andate in qualsiasi supermercato trovate i prodotti Procter & Gamble di qualsiasi tipo, dagli shampoo, non shampoo, tantissimi prodotti, e quindi appunto sono un gigante molto interessante perché dà poi sempre dei dividendi costanti nel tempo. Quindi lo andiamo a comprare, se torniamo sul... Perfetto. Andiamo praticamente soltanto... Aspetta, dove l'hai messo? Eccolo qua. Ne aggiungo uno? No, quanti ne abbiamo? Ne abbiamo tre, io prenderei altre tre azioni. Ok, quindi ne aggiungo tre al prezzo di oggi, giusto? Sì. 141. Riusciamo a coprire la nostra... Dobbiamo investirne circa... Sì, ce la facciamo... Facciamo così, per 3. Per 3. 424. Perfetto. $424. Quindi. Ok. Quindi faccio salva. Fai salva. Quindi 561 meno 424 sul nostro conto corrente in liquidità. Okay. Ci rimangono 100, cosa sono? 137 euro. Ok. Perfetto. Perfetto, che sono quelli che investiremo, cioè che andranno a concorrere per il prossimo aggiornamento. Esattamente. Okay. Oggi ne abbiamo 12, giusto? 12 settembre, e quindi ce lo segniamo, tanto noi abbiamo tutto segnato qua nel nostro nella dashboard di Finviz. Esattamente. Okay. Quindi perfetto. Il nostro portafoglio è aggiornato. Andiamo avanti. Ottimo. Lasciamolo correre, lasciamolo lavorare, andiamo avanti a incassare i nostri dividendi su PNG. Anche lì sono diventate 6 azioni, quindi avremo poi un raddoppio anche qui del dividendo. Ok, anticipo una cosa che poi immagino che ci spiegherai dopo, perché abbiamo in programma di toccare questo argomento. Quando tu a un certo punto hai detto PNG, Procter & Gamble è sottovalutato, ma com'è che fai a fare questa valutazione? Cioè, noi l'abbiamo pagato la prima volta $160 ad azione, oggi l'abbiamo pagato 140. È una stima, quindi, diciamo, spannometrica della serie, la volta scorsa l'ho pagato di più e quindi adesso è a buon prezzo, o ci sono dei parametri oggettivi che tu usi per misurare? Apriamo un attimo il grafico, vediamo un attimino l'andamento. Ok, questo. Ti va bene così, settimanale? Sì, anche il daily. Ok. Ecco, lo compriamo per un motivo, diciamo, fondamentale, perché, come vedete, qui ha fatto un minimo di prezzo a metà tra giugno e luglio. Sì. Poi a fine giugno c'era il minimo delle borse, un po' c'è stato questo grande rimbalzo. Adesso è tornato indietro e ha fatto un nuovo minimo, che però è più alto del minimo precedente. Questo è già un segnale di recupero delle quotazioni. Su questo segnale possiamo tranquillamente intervenire. Ok, e questo ci dice che è un buon momento, ma sulla sovra o sottovalutazione com'è che fai a stabilirlo? Sottovalutazione perché io vedo che questo minimo non lo ha più toccato per ora, il minimo di giugno. Ok. Quindi per me è un buon prezzo. Ok, se avesse raggiunto però il minimo di giugno non sarebbe stato ulteriormente sottovalutato? Era da valutare. Ok. Era da valutare che poteva anche scendere sotto quel minimo. Ok. Adesso lo ha tenuto molto bene.
Ok, va poi bene. Possiamo anche vedere un altro parametro che è il prezzo utile dell'azione. Mm. Possiamo dire anche quello, il rapporto prezzo utile. Normalmente si va a vedere. Eccolo qui. E qui abbiamo un prezzo utile di forward 21,85-24. Diciamo che il parametro di riferimento solitamente è intorno a 15. Questo è un attimino più sopravvalutato, diciamo, però è ancora un parametro valido per questo tipo di azienda. Quindi io ne tengo conto, ma fino a un certo punto. Io guardo molto i profitti, margine operativo, lordo, netto, che sono interessanti, il 18 al 22, il dividendo, che è un 2,61, che è sempre molto interessante in questo momento. Ok, quindi sono questi parametri che tu guardi. Okay. E poi l'indebitamento, che è abbastanza basso. 0,69, c'è un po' qualche debito, ma non pericoloso, diciamo. Ok, va bene. Perfetto, quindi insomma devo dire siamo soddisfatti, abbiamo investito bene questi soldi e i numeri insomma sono lì a testimoniarlo e tutte le vecchie puntate. Sì, andiamo avanti con questo portafoglio. Ottimo, perfetto. E quindi lo rivedremo tra 3 mesi e staremo a vedere come sarà andato, sperando insomma che ci possa dare altre buone notizie. Se vi interessa avere quindi altri aggiornamenti sul nostro portafoglio, cioè di peggio, con i numeri che avete visto, semplicemente andate avanti a seguirci. Tra 3 mesi, in un'altra puntata del Banchetto della Limonata, metteremo ancora un ulteriore aggiornamento. Ma come ci siamo detti, questa puntata è divisa in 3 tronconi e quindi adesso è arrivato il momento di affrontare l'elefante nella stanza, come si dice. L'elefante nella stanza. Perché, nella cristalleria. Esatto, sì. E potrebbe essere. Speriamo che non si trasformi da elefante nella stanza, che è semplicemente un qualcosa che tutti vedono ma nessuno ha il coraggio di parlarne, a un qualcosa che nella cristalleria, come si muove, pesta un cristallo, diciamo così. Quindi la domanda è, stante l'attuale, diciamo, situazione di varia natura, politica, economica, finanziaria, abbiamo delle notizie dell'ultima volta che ci siamo visti, la Fed ha annunciato un ulteriore aumento dei tassi di interesse, la BCE lo ha invece messo in campo, i mercati hanno reagito in un certo modo, non sono le uniche cose che stanno succedendo, ce ne sono in realtà molto altre, ma chiaramente qua non le possiamo affrontare tutte, almeno dal punto di vista finanziario queste sono le cose più rilevanti accadute nelle ultime 2 o 3 settimane. La domanda è: che cosa sta succedendo e che cosa ci dobbiamo aspettare secondo te, e come si stanno muovendo i pezzi del puzzle di questo elefante nella stanza? Lo guardiamo con il grafico dell'S&P 500. Ok, te l'ho già preparato. Eccolo, e quindi qui, ce l'abbiamo qui. Tranquillamente. Allora, attenzione signori, qui abbiamo avuto tutta una serie di notizie estremamente negative. Sui mercati finanziari, quando ci sono tutta questa serie di notizie negative, sono tante, dopo un po' c'è la reazione positiva. Perché dopo tutta questa negatività si dovrà uscire, dovremmo uscire con qualcosa di positivo. Quindi ne usciremo per disperazione in pratica. Non so se è per disperazione, però il giorno 6-7 di settembre cosa è successo? È successo questo, che ci sono state tutta una serie di vendite importanti da parte di piccoli investitori, che probabilmente in tutto questo periodo di discesa, che cosa hanno fatto? Hanno mediato le posizioni, sperando che prima o poi il tutto dovesse risalire, si doveva riprendere, e loro hanno sempre venduto. Però i grandi investitori in questa data, al 6, hanno visto che moltissimi hanno abbandonato le posizioni. Quindi non hanno più mediato, hanno chiuso le posizioni su tanti titoli. Che cosa è successo nella notte tra il 6 e il 7? Che è passato un grandissimo basket vuol dire un grande canestro di grossi ordini di istituzionali che hanno comprato qualsiasi titolo sul mercato americano. Perché il prezzo era sceso sotto una soglia? Prezzi hanno visto uscire
tanta gente che non riusciva più a mediare i titoli e hanno deciso di comprare. Le notizie erano veramente tutte negative e hanno detto: qua è il momento di comprare. Forse il punto di svolta del mercato è stato il 6 o 7 di settembre. Questi grossi ordini ha fatto alzare tutti i titoli della borsa americana, proprio tutti, non un settore piuttosto che un altro, e lì il mercato si è ripreso. Poi settimana scorsa è arrivata anche la Lagarde, la BCE, che ha portato i tassi all'1,25, ed era una manovra che tutto il mercato europeo, anche americano, si aspettava. Cioè anche l'Europa doveva convergere verso un aumento dei tassi per contrastare la recessione verso i tassi americani, quindi non potevano più stare a zero o vicino allo zero, assolutamente. E di conseguenza questa notizia ha portato anche qui un recupero dei mercati, soprattutto europei. Recupero che continua. Molti dicono, siccome vedete l'andamento è un andamento orso, un andamento comunque negativo, che questi sono comunque dei mercati in rally in un mercato orso, cioè rally stanno salendo, però il mercato di base è ancora negativo, quindi bisogna comunque stare attenti. Però in questo momento, in questi momenti, ci sono grossi investitori che stanno tornando lentamente, se vogliamo, a comprare. Quindi potrebbe essere un momento di passaggio, di svolta tra un mercato negativo e un mercato positivo. Tu è questo che ti aspetti? Cioè delle diverse cose che hai detto, tu ti aspetti che da adesso ricomincerà il mercato a salire costantemente? No, costantemente no, probabilmente ci saranno ancora delle notizie negative che potrebbero riportare il mercato un po' più in basso. Però, come vedete, qui abbiamo fatto già 1, 2, 3 punti di minimo, però sono 3 punti di minimo più alti uno rispetto all'altro. Quindi questo e questo, esatto, intendi? Esatto. Okay. Possiamo tracciare una retta, una linea, esatto, che ci dà un andamento in salita, chiaramente. Potremmo ritornare sulla retta, se vogliamo, e poi riprendere ancora a salire. Quindi ci sta ancora una discesa tranquillamente. Ok. Ma che però non ci preoccupa più di tanto. L'importante è che tenga questi livelli. Ok, perfetto. Adesso ci aspettiamo la manovra del 21 di settembre, ancora un rialzo dei tassi da parte della Fed, dovrebbe essere ancora uno 0,75, vediamo in base anche ai numeri che l'inflazione presenterà appunto domani o altri valori dell'economia americana, e di conseguenza potremmo essere arrivati al fondo dell'aumento dei tassi. Chiaramente il mercato comincia a capire che da questo punto in poi i tassi non aumentano più, è una notizia positiva, perché da quel momento o si fermano oppure torneranno a scendere per far recuperare l'economia. In questo momento immobili, una cosa importante sono gli immobili, negli Stati Uniti i tassi sui mutui ipotecari sono al 5,8, quindi sono già alti. Considerando che oggi un immobile negli Stati Uniti, il prezzo medio è $400,000, un prezzo medio dell'immobile, un prezzo molto molto alto. Con i tassi al 5,8, la Fed cosa sta facendo? Sta provocando proprio una recessione su questo tipo di mercato, sull'immobiliare, perché l'immobiliare nel 2007, poi 2008, è quello che ha causato la famosa bolla dei subprime e il crollo della borsa americana. Le case erano alle stelle, né più né meno come oggi, tutti compravano casa, gli si davano dei mutui sovrabbondanti, oltre alla casa gli si diceva: comprati anche la macchina, ti diamo il mutuo anche per la macchina, ma anche per i mobili, sì, non ti preoccupare, poi ne diamo un altro anche personale. E lì è saltato nel 2007-2008 i subprime, mutui, è saltato il sistema finanziario, non solo americano ma anche mondiale. La Fed in questo momento sta cercando in tutti i modi di causare questa recessione appunto per bloccare il mercato immobiliare americano, in modo tale che gli americani vadano avanti a pagare i mutui ma non si indebitino più di tanto, chiaramente. Diciamo che anche le banche americane nel frattempo, dal 2008 a oggi, si sono molto rinforzate, hanno dovuto per legge
accantonare grosse cifre per andare a contrastare eventuali default di questo tipo, tanta gente che non può più pagare la casa praticamente, e quindi sono un po' più solide rispetto al 2008. Quindi questa recessione negli Stati Uniti la Fed l'ha proprio provocata, l'ha voluta, perché stava vedendo che appunto l'indebitamento stava salendo troppo, soprattutto l'indebitamento privato. Ma in che modo una manovra che provoca esattamente un aumento dei tassi, quindi significa anche che chi ha i mutui a tasso variabile o ha mutui che diventeranno a tasso variabile dopo un primo periodo in cui sono a tasso fisso come spesso accade, è una manovra che provoca esattamente quello che non dovremmo voler vedere, cioè il fatto che la gente non sia più in grado di rimborsare i mutui, che non sia in grado di ripagare le rate del mutuo, dovrebbe prevenire che ciò avvenga se è essa stessa a provocarla? Cioè quello che non capisco è questo. Chiaramente chi ha già un mutuo aperto, se è un tasso variabile, si adegua, ma se è un tasso fisso non ha il 5.8 che c'è oggi, ha un tasso comunque sempre molto più basso. Questo è un deterrente per chi acquista la nuova casa, per chi parte gli si dice guarda che il tasso oggi è questo con cui vai a partire, quindi stai molto attento a comprare casa. Le case comunque già stanno incominciando a diminuire di prezzo. Il mercato negli Stati Uniti è molto vivo, diciamo così, e risente subito queste variazioni. Quindi se incominciano a calare i compratori di case, di conseguenza chi vende le case abbassa anche i prezzi. Adesso lo vedremo poi con i prossimi dati che cosa sta uscendo. Comunque ho anche amici che abitano negli Stati Uniti, mi stanno dicendo questa cosa, che le case incominciano a uscire tanti cartelli sale, vendita, e le case rimangono in vendute, quindi comincia già a muoversi in un certo modo il mercato immobiliare americano. Ok, quindi questo è importante. Quindi morte loro, vita nostra sostanzialmente. Se non è tanto morte, è ridimensionamento di certi valori, di un certo modo di vivere un po' troppo allegramente, diciamo, che comunque gli americani per loro è abbastanza tipico, insomma. Ma quindi faccio quest'altra domanda, poi passiamo al resto. Stai dicendo che c'è una bolla sostanzialmente, se i prezzi sono vogliono evitare una bolla immobiliare che c'è già parzialmente, se no i prezzi non sarebbero fuori, diciamo. Esatto, che c'è già parzialmente, vogliono evitare, perché per evitare che poi la gente non paghi più la rata del mutuo e non paghi più la rata della macchina e tutto il resto di conseguenza, e si cartolarizzano questi mutui, come era successo nel 2008, quindi da un mutuo era diventato un submutuo, un sottomutuo, e che aveva girato, una banca la vendeva all'altra banca, l'ultima banca poi è rimasta con il cerino in mano ed è saltato tutto il sistema nel 2008. Okay. Per questo discorso di questi mutui che nessuno più riusciva a pagare e le banche si vendevano una con l'altra. Sistema che è tuttora vigente, cioè la cartolarizzazione di questi crediti continua ad avvenire anche se non sono più mutui subprime, magari sì, come prima? Sì, continua comunque ad avvenire, però oggi la SEC, l'autorità di controllo della borsa americana e la stessa Fed comunque controllano notevolmente, comunque hanno imposto alle banche di avere una riserva adatta per coprire queste eventuali perdite, che quindi la situazione è un po' molto più controllata rispetto al 2008. Comunque vediamo adesso con questi nuovi dati che cosa sta succedendo. Ok. Ecco un'altra cosa importante, ad esempio il prezzo della benzina da 6 dollari al gallone, la settimana scorsa è già a 3,49, quindi questo è molto importante. Beh, aspetta, 6 dollari era un po' più della settimana, era quest'estate? Sì, al massimo. Al massimo a luglio. A luglio, esatto, adesso è già passato a 3,49 settimana scorsa, quindi il calo è importante, aiuta molto per abbassare anche chiaramente l'inflazione. Ok, che però per ora continua a salire. Vediamo domani vediamo esce l'altro dato. Vediamo con questa inflazione se la core, quella depurata dagli energetici, esatto, se sarà poi più bassa di quella precedente. Ok.
Va bene, noi andiamo avanti ancora poco in realtà, perché queste puntate appunto sono divise in tre tronconi, ma sono anche abbastanza dense e quindi piuttosto veloci. E la domanda che ti voglio fare, Marco, è se ci spieghi che cos'è il PIE nel dettaglio. L'abbiamo visto prima, diciamo, l'abbiamo visto su un'azione, ma il meccanismo come funziona? Quel numero esattamente che noi, lo ripeto, lo faccio vedere insomma a chi ci segue, numero che possiamo andarci a vedere relativo a tutti i titoli, lo troviamo, diciamo, qui siamo su FinBiz, ma un po' su tutti i siti che ci danno il riempilogo dei dati. Vai sulla mappa, qui. Vai su Maps. Dimmi dove? Maps, qui, Maps. Ok. Poi qua, Digital, dove c'è Day Performance. Qui? Qui, sì. E sotto vedi che c'è PE Forward. Qua. Forward o PE normale? Forward, va bene, quello. Ok. Questo numero che cos'è? Allora, questo è un numero di riferimento importante per la scelta scelta di investimento sulle azioni, non solo americane, un po' di tutto il mondo. E cosa vuol dire? Vuol dire il rapporto tra il prezzo dell'azione e gli utili, di okay. conseguenza. È un rapporto che chiaramente ogni giorno cambia, perché ogni giorno cambia il prezzo dell'azione, quindi cambia sopra e di conseguenza... E ogni anno, perché cambia ogni trimestrale, anzi perché ogni cambiano gli utili. Se cambiano poi gli utili, chiaramente. E se il prezzo dell'azione continua a scendere, chiaramente questo valore a utili costanti diventa sempre più basso, chiaramente. E vedete qui questa mappa vi dà delle azioni che sono in verde e c'è le azioni che sono in rosso. Cosa vuol dire? Siccome il riferimento di questo rapporto è il numero praticamente 15, che 15 è la media, che 15 è quel valore che dice che quell'azienda diventa interessante per andarci a investire. Cioè sostanzialmente 15 significa che tu paghi un'azione 15 volte l'utile per azione. L'utile per prendo azione l'utile, lo divido per l'anno prossimo. Prendo esatto. l'utile, lo divido per il numero di azioni e ho l'utile per azione. Sì. 15 volte quel valore è il prezzo che sto pagando quell'azione. Noi esatto. in realtà stiamo guardando il forward, quindi è quello previsto prossimo, per l'anno prossimo. Come fa? Previsto sulla base degli utili previsti per l'anno sì, successivo? Sì, esattamente. E il prezzo attuale, il però. Prezzo attuale, quindi prezzo attuale sugli utili previsti. Prossimo. Ok, perfetto. Uno dovrebbe chiedersi, cioè io mi chiedo, poi dimmi se è una domanda cretina o se ha senso, se io pago un'azione 15 volte gli utili per azione previsti l'anno prossimo, mi devo aspettare che in un lasso di tempo ragionevole quegli utili poi verranno raggiunti effettivamente. Sì, sì, chiaro. Quindi chiaro. Qual è il periodo medio, diciamo, per avere gli utili che aumentano di 15 volte? Cioè, qua vedo dei numeri che sono spaventosi, 57, sì, no, 51. Cioè la domanda è, io compro un'azione, compro un titolo di proprietà di un'azienda, no? Ok, perché pago quella quota di proprietà 15 volte quello che quella quota produce? Devo tenerla per 15 anni e sono, diciamo, ho prodotto quel valore, oppure devo aspettarmi che in meno tempo produca più utili? Qual è la valutazione? Cioè, e qual è il criterio che poi utilizzi per misurare questo numero e dirmi è buono o è cattivo? Ma è un criterio, diciamo, che nasce un po' dal buon senso, nel senso che non è 15, ma comunque anche se è sotto 15 è ancora meglio, vedi che ci sono anche dei 6, sì. degli 8, così, quindi vuol dire che più velocemente quell'azione raggiungerà l'anno prossimo, negli anni successivi, quel determinato incremento di utile, tutto qui. Ok. Per esempio Tesla fino all'anno scorso aveva un PE, se non sbaglio, di 300, non so, 800, dei numeri folli, assolutamente fuori di testa, chiaramente. Okay. E di conseguenza più è basso, più è interessante l'acquisto delle azioni. Quindi tutti quelli che sono verdi, vedete 9, 7, 15, 8, 10, sono tutte le azioni comunque valide, perché possono essere tranquillamente... su cui tranquillamente possiamo investire. Ok, è un parametro, quindi nessuno sta dicendo... Sì, è un parametro che, ripeto, 15 è un po' lo spartiacque tra un investimento positivo e uno un po' più a rischio. Poi comunque ci sono azioni che hanno
degli utili in forte incremento, e quindi anche se poi il PE diventa 20, 22, 23, 24, se vediamo i tecnologici, sono comunque dei buoni numeri anche su questi livelli, tipo Apple, Microsoft, Google, comunque si stanno avvicinando tutti a quel famoso 15. Ok, ma sostanzialmente posso dire che più è alto, più l'aspettativa è elevata per quell'azienda, per i risultati? Sì, più che è alto, più è alto e più è difficile che l'azienda raggiunga quel tipo di performance. Di performance, esattamente. Okay. Quindi è meno conveniente investirci. Però ci sono altre valutazioni che possono in realtà dirci che nonostante un PE elevato su Apple magari, o Google o Microsoft o Tesla, sia comunque ragionevole investirci ci sono per altre ragioni. Altre ragioni, certo, altri motivi, chiaramente, chiaramente. Però okay, ecco, se rientriamo in questo momento, tutta la borsa americana sta rientrando su un PE medio, in questo momento dovrebbe essere intorno ai 17-18 medio. Okay. E sono numeri più interessanti per poterci investire. Poi Apple in questi giorni ha lanciato l'iPhone 14 con una nuova SIM digitale praticamente, vedete che già oggi sta facendo più 4, quindi se ci sono poi delle novità tecnologiche di conseguenza più 3,71 i titoli vengono premiati. Ok, perfetto. Va bene Marco, se abbiamo ancora 5 minuti li dedichiamo, cerchiamo di capire se c'è qualcuno nella chat che ha scritto qualcosa a cui magari possiamo rispondere, se quindi stiamo con voi. Se riusciamo a rispondere, sì. Ancora qualche minuto e poi vi salutiamo da questa prima puntata finalmente di nuovo su YouTube in diretta. Per verificare se un'azienda è redditizia o meno, quindi chiede, ecco, è una domanda un po' generica in realtà, però insomma abbiamo cercato di dare una risposta, speriamo che sia stata chiara. Utili, non dividendi, sì, certo, sì, utili. Sì, sì, sì. Alle elezioni Biden non poteva farsi trovare con la benzina alle stelle, ma temo che in parte abbia ragione l'amico che lo scrive, perché in realtà le riserve, leggevo prima, che le riserve nazionali di petrolio, ovviamente gli Stati Uniti hanno in cantina dei barili di petrolio, sono al minimo storico del 1984, nel senso che ne hanno bruciato tanto per cercare di colmare quel gap tra quello che gli arrivava e producevano, diciamo, e quello che veniva consumato, che ha fatto aumentare i prezzi. Ecco, una cosa interessante in tutto questo bailame del prezzo del gas, del petrolio, prezzo del gas che è aumentato, le due nazioni al mondo che hanno il maggior beneficio di tutto questo caos, indovinate quali sono? Gli Stati Uniti e la Norvegia. Ma per che cosa? Per il prezzo del petrolio? Per il prezzo del gas. Del gas? Gas. Ah beh, chiaro, certo. E la Russia, direi anche la Russia. La Russia non troppo, perché la Russia però lo sta vendendo ancora i prezzi vecchi. Allora, io ho visto un grafico in realtà, perché dipende, non tutti i contratti di Gazprom sono a lungo termine, ma sostanzialmente io vedevo che a conti fatti stava esportando verso l'Europa il 20% del gas che esportava l'anno scorso, più o meno guadagnando come l'anno scorso o poco sopra. Quindi esatto. Non male, voglio non dire. Male, sì, non male, ma con i prezzi ancora dell'anno scorso. In che senso con i prezzi dell'anno scorso? Beh, ci sono degli importatori che fanno dei contratti. Ah, qualcuno? Dei contratti con prezzi di 10 anni fa. Sì, che sono ancora perché validi. Li hanno comprati 10 anni perché fa, hanno comprato i future 10 anni fa. Hanno comprato i future, quindi però vai alla borsa poi olandese e costa 300 euro a megawattora. Sì, 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 e sì. Questi lo stanno comprando a 2, 3, 4, 5, capito? Beh, giusto, è il solito gioco, cioè se io adesso compro il gas tra 10 anni, può essere che tra 10 anni sia 2000 e io lo riceverò l'ordine che ho fatto oggi, il prezzo di oggi, e ne sarò contento. Se qualcuno vuole scommettere su questo e non è il suo mestiere, lo faccia. Se è il suo mestiere, bene così, è giusto così. Però certo, chiaramente c'è chi sta ottenendo consegne che aveva contrattato, magari non tutti 10 anni fa, ma anche solo un anno fa. Certo. E sono i prezzi attuali molto convenienti, quello senza dubbio. Il problema è chi compra invece sul mercato spot. Chiaro. Quindi sul pronto in pratica. E quelli hanno subito gli aumenti di prezzo Propositati. Propositati, esatto.
Qualcuno si lamenta qua del fatto che io, siccome critico la politica, dovrei vergognarmi per essere in prima fila a speculare in borsa per non lavorare onestamente. Non stiamo facendo speculazione. Tra l'altro, ma è una distinzione un po' sottile, perciò dirò semplicemente, non dirò niente, anzi, però è sempre divertente. YouTube è anche questo, Twitch non succedevano più quasi mai ormai queste cose. Ma dico, vedo un signore che chiede per orizzonti di investimento più corti l'S&P 500 non va bene, o va bene, va benissimo anche l'S&P 500 più corti, bisogna vedere che cosa intende per più corti, ecco, sotto i 5 anni non va bene. In generale, diciamo. Ma dai 5 anni in su va benissimo. Ok, perfetto. Dite sempre che il portafoglio è virtuale, ma per farlo reale bisogna necessariamente recarsi in banca, chiede Francesca. La risposta è no, non bisogna necessariamente recarsi in banca. Noi non diamo consigli su cosa, cioè intendiamoci, noi non vi diremo mai andate lì, andate là, fate così, fate cosà, però possiamo dire senza dubbio che ci sono delle banche, cioè se vai in banca chiaramente ti aprono un conto titoli e puoi operare da lì, ti daranno un accesso come al tuo home banking con una piattaforma, supponiamo per semplicità, simile a quella che hai visto, ma dove opererai con i soldi veri. Oppure eventualmente nel 2022 ci sono anche delle piattaforme, chiamiamole così, però attenzione perché è un ventaglio di soggetti diversi, con caratteristiche diverse, non tutte uguali, alcune più affidabili di altre, alcune sono vere e proprie banche in realtà che operano direttamente online e puoi in realtà oculatamente, facendo le cose per bene, trovare dei broker online o delle piattaforme online che operino bene. Siccome io lo uso, lo posso dire, lo dico io, DeGiro secondo me è un'ottima piattaforma e quindi mi prenderò questa responsabilità, poi insomma chiederò ai ragazzi di DeGiro di mandarmi qualche commissione se vogliono per la pubblicità gratuita, ma sicuramente è un soggetto diciamo affidabile. Per il resto ce ne sono mille, non è questa l'unica, però la risposta è no, puoi farlo anche online, giusto? Sì, precisiamo, un conto titoli lo apre qualsiasi banca anche in Italia, che poi lo legano al conto corrente vero e proprio, quindi aprite il conto titoli, una volta aperto il conto titoli vi fate abilitare per gli acquisti sulle banche sui mercati internazionali e potete poi tranquillamente operare con un home banking, un computer e comprare tutte e rifare se volete, copiare anche lo stesso portafoglio che abbiamo noi tranquillamente, ecco, quindi non è che non vi sollecitiamo a farlo, però ecco, il nostro portafoglio è virtuale, ma i prezzi e tutto quello che c'è dentro scritto è reale. Quindi assolutamente. Certo, poi ci sono dovete fare delle valutazioni sulle commissioni, eccetera. Vedo che qualcuno lo sta scrivendo, certo. MDM ci sarà ogni lunedì, ricorda Attilio, ed è vero, MDM ci sarà ogni lunedì. In realtà lunedì prossimo non ci saremo. Allora, settembre e la prima settimana di ottobre vi dico già che saranno un po' così come una strada, diciamo, del mezzogiorno italiano con qualche buca. Però tendenzialmente a regime, dopo la prima settimana di ottobre, vedrete che saremo qua costantemente tutti i lunedì, dateci soltanto all'inizio. Sì, ecco, su un'altra, scusami. Vai. Ecco, visto che c'è il discorso delle commissioni, chiaramente certo. Quando aprite un conto titoli, poi in base alla vostra forza economico-finanziaria dovete contrattare le commissioni, le spese, si possono anche contrattare e se uno è bravo riesce a portare a casa anche qualche sconto. Okay. Comunque poi col tempo, man mano che ci lavorate, vedete che poi la banca a volte aiutano, insomma, chiaramente. Se no ci sono le piattaforme esterne, come tu hai citato, DeGiro, le piattaforme internazionali su cui si può operare tranquillamente e sono comunque garantite, forse più delle banche italiane. Ok. Anche perché sono appoggiate su delle banche internazionali, quindi chiaro. Delle spalle molto più grosse. Va bene, perfetto Marco, direi che per stasera ci possiamo fermare qua, ringrazio tutti, vi ricordo che ci vediamo con la rassegna stampa al Pantoprazzolo alle 12.30 su Twitch domani, come tutti i giorni dal lunedì al venerdì e anche il sabato, ma alle 11, mentre qua su YouTube torneremo in diretta. In questo caso, ma è un caso, di nuovo domani sera con il Lab. In realtà la programmazione qui su YouTube sarà un po' varia, quindi vi dirò di volta in volta quando ci vediamo. Comunque in questo caso ve lo annuncio, domani sera se alle 20, non alle 21, domani sera alle 20 con il Lab. Grazie Marco. Buonasera a tutti, grazie a voi per
la compagnia. Grazie a te, Andrea. È stato un piacere. Alla prossima a tutti con il banchetto della limonata.